chi è pianforte romano? Ah, gli arbitri. Siamo di nuovo in diretta dalla stacca. Ci siamo lasciati 10 minuti fa con grandi emozioni, senza voce a un certo punto, ma ne valeva la pena. Grande partita delle nostre ragazze contro la capolista Brixen, ha strappato un pareggio. Inizio la partita sembrava difficile, poi in secondo tempo le cose si sono messe bene, anche più 2, più 3, anche palla del più 4 senza mai riuscire a realizzarlo. Poi ritorno di fiamma delle capoliste, c'era anche il rischio di perderla, ma rigore spazzato da Minizza, tempo scaduto, ha permesso alle ragazze Amaranto di portare a casa un punticino importantissimo. Anche per il morale, per la continuazione del campionato. Ed ora si riparte, altro giro, altra corsa, mettete il gettone, noi siamo pronti a ripartire. Esatto. Torniamo, Serie 1 maschile, questa volta siamo alla prima giornata di ritorno, quindi campionato che era iniziato a Cingoli. Ospitiamo la squadra marchigiana in completa casacca nera con bordini bianchi, e i ragazzi invece sono pronti con la classica divisa Amaranto. Andiamo a leggere velocemente la classifica, che vede Bolzano in testa con 25 punti, poi clamoroso Cibali, secondo in classifica, Castelmagnago 20, Pressano 19, Conversano 17, Fasano 14, Trieste, Banca Popolare Fondi 13, Ego Siena, Brixen 12, Merano e Cologne 9, Gaeta 8, Cingoli 7, Bologna 2. Alcune partite si stanno già giocate, anzi credo che qualcuna sia già finita, tipo risultato a sorpresa, credo, perché il Pressano, no? Fammi andare a recuperare, non lo vedo. Allora, il Merano ha vinto col Gaeta 34-26, poi dovrebbe già essere terminata, o si sta ancora giocando, può essere che non è ancora finita. Sembra strano. Allora, qui danno Bolzano 25, Pressano 29 al 30° minuto, quindi vince Pressano? Sì, era in testa, probabilmente non hanno chiuso l'Eutica, ma credo che abbia vinto il Pressano, quindi e gol subito! Importante. Qua invece avvio scoppiettante al gol di del Cassano, risponde subito Alvarez. 40 secondi, già 1-1. Andiamo in cronaca. Sì, abbiamo un Gallazzi all'ala sinistra come titolare, non so se mi spiego, caro Luca Basile. Poi Bortoli e Fantinato, la batteria dei Mancini, Sasha Milanovic in regia, Moretti terzino sinistro, Gallazzi come detto alla sinistra e Cisci pivot in questo momento in porta. Moncia, partito Moncia. Partito Moncia, abbiamo Gallazzi doppio pivot, scaricone, passi. Passi su ovviamente il terzino destro del Cassano Magnago, il mitico Fantinato, uno pari. Salutiamo un po' di gente che si è collegata. Roba verde. Un po' di recuperare. Massimiliano Romagno, ciao. Tiziana Piccoli, ciao a tutti. Davide Bianchi, Paolo Vegetto, Antonio Pagliaro. Ciao Davide, Cristina, sei veramente un mito. Tiziana Piccoli che dice che non si sentiva, poi abbiamo recuperato. Non è purtroppo la presentazione con la musica, dobbiamo fare a microfoni spenti. Perdonateci, ma è così. Poi Mattia Moro, Elvis Elvis, Angie Baci, siamo ancora qua e già forza Cassano. Fondo! Grande Moretti, Panion che mi va a lanciare il Gallazzi. Poi Zocca che dopo la fantastica prestazione di prima ora si sta gustando questa partita. Ciao Zocca! La mitica Cristina Galli e l'altrettanto mitica Oriana, Franco Cagnin, ciao buon a tutti e buona partita, forza Cassano. Oh, augurissimi a te Franco, sappiamo che non stai benissimo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi piccoli problemi e ti vogliamo presto qua al palazzetto. Ciao! Ciao ragazzi, ho visto la Barboso nell'intervallo, la partita è veramente provata. Ho detto, ti fa male, fa dire male e poco. Poverina, va bene. Intanto Cassano si va per 2-1. Abbiamo uno Scisci pivot, scaricone, Panion, scaricone su non so cosa ha preso, palo. No, con le luore, parato con le luore, abbiamo in porta grande con le luore. Portiere di assoluto talento. Sisci, era già andato. Portiere su, delle nazionali. Sì, grande, sì, ce lo segniamo anche, allora. Con anche presenze, una presenza nazionale maggiore nel torneo di con le luori, l'Andrea, mi dico Andrea. Intanto, a proposito di Cingoli, su YouTube ci stanno seguendo invece alcuni spettatori da Cingoli che salutiamo. Morenix, forza Cingoli, e anche Mirko Compagnucci, forza doppio Cingoli, pilota. Mentre Davide Pugliese in città il possa mai dicendo vai Cobra. Cobra non è in campo in questo momento, lo sciacalloni, però sarà presto, non sarà presto,
Cobra, si senti così. Primo cartellino giallo della partita per Stascia Milanovic. Ok, guardate come tiene la maglia ovviamente di Moretti, la vede l'arbitro, maglia lunga, non stava difendendo ovviamente, mi va Milanovic, cambio di direzione, scaricone, para, mi va Scisci, oh paratona, è palla nostra, paratona, me lo segno subito, di praticamente con le luori, dici tu Scicallone? Già la seconda. Già la seconda, seconda la diamo al 3.50. Davidino mi dice che è la seconda, perché e il Luca mi diceva che è grande portiere, quindi bisogna stare molto attenti. Primo gol del Cassano, chi l'ha fatto? Voglio che se ti ricordi. Ancora Fanti, non mi ricordo neanch'io perché ero impegnato in altre cose. Moretti, bravo, scarico pivot, sono tutti lì. Certo, dicevamo, è un talento puro il portiere del Cingoli, anche se originario e ha fatto tutte le trafile giovanili con il Città Sant'Angelo, quindi ben lo conosce il nostro amico Paolo De Luca. Ecco che va, terzino destro, scarica, ma c'è Moncia. Dall'altra parte Moncia, non è da e meno. Ancora! Doppia paratona, double! Double che viva Scisci, adesso scarica su Fanti, ah non è riuscito a servire il pivot, che bella difesa fallo. Che c'è il cingolo, che c'è il cingoli, cingolo, Luca, sì. molto intensa. Oh. Paratona del Moncia, mettiamo già praticamente la seconda paratona al 4.59, grande, persa palla del Cassano, uno pari. La trasferta Cingoli ha un ricordo particolare perché quando convinsero Petanza ad andare in panchina, credo sia la prima volta in vita sua che era in tribuna e soffriva come non pochi. 2-2, mi piace anche molto il numero 2 del Cingoli, caro Luca. Giacomo Piccoletto. Sì, molto bravo. Si è andato a tenere il Tommy che è andato a contrastarlo. Si è tenuto il contrasto e se l'è portato 6 metri ha segnato. Siamo rovinati. Intanto ti confermo il risultato finale del Bolzano che ha visto il suo campo espugnato dal Pessano 25 a casa sua. Ai 32. Non so se mi spiego, dice paracadute. E ti segnalo che in assoluto è la prima sconfitta del Bolzano in questo campionato. Quindi Pessano che si porta a 21 e ci supera. Mannaggia! Cosa dovrebbero fare i ragazzi oggi? E i ragazzi cosa devono fare, Luca? Devono vincere. Sì, e non è facile con questa squadra. Stiamo laggando. Fondo, sì, c'era. Cambio direzione. Vedi che è anche molto bravo Vincoletto nella tenere la posizione. Che bravo, che bella squadra. Va subito gol. Attenzione perché Cingoli fa sul serio. Non è venuto qua a fare una scampagnata. Assolutamente no. E quindi è un bel 3-1 per il Cingoli. Cosa mi dice Spippolatore? Là cosa abbiamo fatto, caro Luca, se ti ricordi? Abbiamo vinto, anche lì è stata una partita molto da due volte. Il primo tempo abbastanza difficoltà, poi inizio del secondo tempo abbiamo dilagato, abbiamo vinto 7-8 reti di scarto, forse anche 10 forse. Però insomma il primo tempo era stato molto equilibrato. Siamo riusciti a allungare solo in avvio di ripresa, mi ricordo. Ecco, e va a segnare lì, in quel posto, grande! Grande Fanti. Sì, lo sappiamo Angie, abbiamo la connessione col satellite che va e viene, però noi non possiamo fare assolutamente nulla. No, ma ogni tanto lo vedo che lagga anch'io. Ma io qua non ho errori però. Il nostro tecnico dice che va tutto bene, quindi se succede qualcosa a Luca è solamente Luca. Vediamo ora, sembra essersi stabilizzato. Speriamo che... Eccolo lì, che mi dà ragione, assistant manager. Ragazzi, si è capito che sul numero 2 bisogna fare una difesa sempre assolutamente molto intensa perché nell'uno contro uno è molto sgusciante. Un'altra partita che termina adesso è Fondi Siena con la vittoria in extremis del Siena. Partita abbiamo seguito equilibrata. Moncia, paratona ancora del Moncia. Riesce il Siena a prevalere con una rete di scarto. Fondi 29, Siena 30. E mi va a tirare finale. Fuori il Milanovic. 3-2. Ancora, ma c'è l'ala.
Bello quel pallonetto lì. Del numero 20. Attenzione. Scusate, del numero 10 del Fondi, Filippo Mangoni, secondo gol. Non bisogna distrarsi. Il Cingoli fa sul serio, l'ha dimostrato in questi primi 8 minuti. Tanto sono iniziate anche Bologna e Cologne. Sono iniziate anche queste alle 20:30 insieme alla, al Cassano. Tanto già che ci siamo, vi leggiamo. Parata! Paratona del Monciardone. Portieri sugli scudi in questo avvio di partita, segnaliamo. Sul pivot, mannaggia. Ma che difesa anche mollacciona del Cassano, mi è entrato il bassanese. Allora, dicevamo, altre partite questa giornata. Fondi Siena conclusa con la vittoria del Siena, Merano Gaeta chiusa con la vittoria del Merano, Pressano Bolzano Pressano chiusa con la vittoria del Pressano in trasferta. E appena iniziate Bologna Cologna e Cassano Cingoli, mentre domani Match of the Week in diretta su Sport Italia Palamano TV, Trieste e Conversano. 4-2, cambio direzione, paratona ancora. Cos'è, attenzione, vediamo. C'è un giallo, quindi ha dato il vantaggio, e però poi vanno successivamente. Su Alvarez, ok, ma Alvarez. Io devo dare un'altra parata a Colleluori, caro ragazzo. Intanto 4 Cingoli, Cassano 2, 10 al primo tempo. Quindi se Cassano fa due gol in 10 minuti va a 6 al primo tempo. Siamo rovinati. Fuori intanto Tommy. Nocelli. Quasi la intercetta Spider-Man. Scarico. Tira sotto, ma c'è, ma la prende la difensora, riparte. Ecco Alessio che mi va su Bassanese, che va uno contro uno, scarica, mi va Alessio, cambia direzione, brutto scarico, palla ancora Cassano, peccato, ne parliamo. Perso tutto l'abilio dell'azione. Cioè fuori Scisci, entrerà la Mendola. Cassano che non è ancora riuscito a carburare, stanno giocando a ritmi. Sì, soprattutto non ha fatto seconda fase perché ha sporcato pochi palloni in difesa, hanno cominciato, ma deve ovviamente marcatura su Alessio molto profonda, vedete Moretti, il cambia direzione. Passivo. Devono andare a tiro, ragazzi. Ah, persa. Palla che ha persa, quindi nulla di fatto. Cassano per ora inconcludente. Ah, si è perso Cingoli. L'ala. Ma Paolo o Monciardini? No, Moncia. Moncia? Allora gliela do. Undicesimo, Cingoli 4, Cassano 2. Non sta giocando bene Cassano né in difesa né in attacco. No, l'unico che sta giocando ai suoi livelli molto alti è Monciardini tra i pali, gli altri sono ancora negli spogliatoi. Oh, mi è entrato il Possa. E vediamo il Cobra. Ancora Coles stranamente calmo, ma secondo me fa un po' da ma se vi ricordate la partita di sabato scorso, ha iniziato a giocare al 25esimo primo tempo il Cassano. E gol, e gol dei Fanti. Un pizzo di fortuna, aveva parato anche questo con le ruoli. Tanto secondo, 4-3, attenzione, secondo gol di Franci, non so se mi spiego. Salutiamo anche Pio Marcello e sempre Tiziana che ci aggiorna. Ora si vede o non si vede. Purtroppo abbiamo, ripeto, qualche problema con il satellite, ma noi non possiamo fare assolutamente nulla. È come la freccia, adesso sì, adesso no? Sì. Va bene, ok. Eccomi chi va, Alfanti. Abbiamo 5-1 il nostro Spider-Man che gioca sul numero 2. Alvarez adesso cerca l'incrocio, ma se lo tiene basta, grande Fanti. Se è riuscito Luca De Viala, no, peccato, palla sul fondo e Luca non è riuscito. Ma Fanti nato, che cosa grande è andato stupore. su Alvarez, cosa è salito su, ragazzi. E salutiamo anche Vittorio K che dice un generico sotto la... di Alvarez. Dicevamo, da un generico vai raga, non sappiamo se è riferito al Cassano a Cingoli, però noi portiamo per salutare Vittorio K. Persa la palla, è scarico brutto, palla persa. Si è bravo, sfondo su, sfondo, si è messo lì, possa mai, l'ho visto, che si è messo lì sulla diagonale per andare a vedere sul passaggio. Possa mai, l'ho visto che si posizionava con avanti lo sterno, braccia larghe, come si fa quando si cerca lo sfondo. Grande Possa.
ed ora vediamo di trasformare questi palloni recuperati in qualche azione un po' più incisiva. Per ora attacco è asfittico, fermi. Non c'è seconda fase. Non ci siamo. Prova ora Bassanese a dare un cambio di ritmo. Buona difesa del Cingoli. Eh sì, bisogna dire, capire fino a quanto siamo addormentati noi e invece fin dove arriva la sappiamo, buona difesa del Cingoli. Doppio pivot di Fantonetti, sappiamo che la cosa di solito è, guarda, libera, brutto scarico. Cercano. Fallo con maglia trattenuta del pivot del Cassano e ammonizione del giocatore del Fondi, numero 8. Diciamo che Cingoli sta difendendo bene, esatto, c'è da dire che i ragazzi del Cassano per ora stanno giocando da fermi, non c'è ritmo. Sì, assolutamente. Nella palamano moderna da fermi non si gioca. Numero 8, Lorenzo Nocelli. Allora abbiamo ovviamente pivot, abbiamo addirittura Fanti che parte centrale, ovviamente che si cambia con il Cosamai. Scarico. Prova abbassare. Che bella quel braccio lì, quella gamba di quel portiere lì. Troppo bella. Troppo bella, con le ruote gliene do un'altra. Sì, te lo sei perso. Guarda Bassanese, te lo sei perso a sinistra. Uno contro uno. Lui è andato a destra, ma poi è cambiato a sinistra. Tu almeno le mani addosso le devi mettere. 6-3, Cingoli. Aspettiamo il 25 come sabato scorso col Fondi, Luca, che eravamo sotto di tot, facciamo un parziale 4-0 e poi va bene. Questo sarebbe tutte un po' le volte così. Ecco che mi va, ancora quella mano lì, fallo su, cioè no, ha pestato la riga il pivot del Cassano, ma grande parata ancora di Collelluori. 6-3, possibilità del 7-3 del Cingoli. Bisogna cambiare ritmo, non ci siamo. Vediamo anche qualche movimento sulla panchina del Cassano, vediamo scaldarsi Saitta, Mancino. Tirato fuori Alvarez, che mi va il Moncia, che mi va un po' alto. Fallo di interferenza sul coso col rischio della salute di Gallazzi. Ci chiede Donatello Punella, ma perché Moretti non sta giocando? È partito lui i primi minuti, poi Collins ha preferito sostituirlo. Qui insomma il fallo secondo me su Galazzi c'era. Sì, lui è salito, l'altro non ha preso la palla, non ha dato niente, ha semplicemente interferito con l'equilibrio di Galazzi. Ah, se l'è perso, va, poco spazio. Bravo Sasha, bravo recupero. Milanovic scarica. Cambio direzione, ecco Alessio, gol! È entrato Moretti. Eccolo qua, l'hanno chiamato. Cambio direzione a destra. Ok, Moretti allora. Per la gioia di Donatello Punella che chiamava a gran voce Moretti. 6-4. Probabilmente Collez l'ha tenuto fuori qualche azione per dargli indicazioni, per cercare di sistemare quello che finora non ha funzionato il nostro attacco. Se l'inizio è questo, diciamo che le indicazioni sono servite, diciamo. Sembrano buone le indicazioni ricevute. Adesso attacco del Cingoli, 6-4, Sasha, dobbiamo interferire, ha usato palla, finta, ma uno, ci sono poi tutti, perde palla, però cos'è, fa 9 metri con ammonizione di un giocatore di difesa che è Alessio Moretti del Cassano. Grazie a te Donatello. Comunque buona difesa. Ci ringrazia e ci dice che è di Conversano. Bene, grazie. Grazie a te, Donatello. Allora noi diciamo che sappiamo che la seconda fase parte sempre dalla buona difesa. Attenzione, scarico. Lo va, poco spazio, primo, eccolo qua. Ecco la seconda fase. In alcuni casi questo voleva già dire gol. No, Cassano, eccolo lì, come abbiamo detto. E ancora con le Panatona, cavolo, con le Luori. Questo faccio una croce grande. Messo, e ovviamente Gallazzone. Ha messo un po' del suo Gallazzi, però con le Luori il suo dovere l'ha fatto. Poi Gallazzi non è stato molto furbo nel cercare l'angolo per inserire. È schiacciato a terra, portiere così, voglio dire, insomma. Questo è il senno di poi, 6-4. È vero che seduti qua in alto è tutto molto più semplice. Tutto semplice, certo. Poi si suda anche campo, meno. Si suda anche meno, ti devo dire. È un po' più complicato. Ecco. Quello che voglio dire è il collo si è abbassato. Non ha fatto passo che si è abbassato, quindi è corretto 2 minuti, perfetto. Ma è molto bravo il numero 2 del Cingoli a abbassarsi. Ovviamente se ti tocca vuol dire toccare il collo faccia. Non poteva fare altrimenti. Quindi è molto intelligente il giocatore del Cingoli. Non è cattiveria e volontarietà, ma
molto bravo, questo è tutto premio giocatore del singolo, assolutamente. Il 90% del merito di questa cosa è del suo attacco, della sua intelligenza tattica. Tirato fuori l'area del cingoli. Scelta discutibile perché è superiorità numerica, caro Luca. La morte, poi soprattutto non sarà contento l'allenatore del cingoli. Allora attenzione, extra play per Cassano, rinunciamo a Moncia per rimettere un uomo in più in attacco e sopperire all'esclusione momentanea di Fantinato. L'uomo in più era proprio il precedentemente citato Gabriele Saitta, terzino alla destra. In questa fase sale Bortoli a terzino al posto di Fantinato. Salutiamo due vecchie conoscenze, Narcisa Pektovic, mamma del nostro coach, Maura Maimone. Passivo! E due! Angelelli che dice forza cingoli. Fallo! Fallo, non so se sono su Milanovic, passivo ancora, penso che ci sia un paio di passaggi. Non di Moretti ha detto chiedere all'arbitro quanti passaggi aveva. E Moretti va, tiro viene stoppato, palla in... Ancora passivo, no? Rimesso dall'angolo, sì, passivo. Il muro non ha nulla passivo, solo portiere o i pali. Eh sì, l'ho visto che andava, paratone però. Ancora una soluzione, l'ho visto che cambia, andava ruoli. Sulla diagonale, visto come è tagliato bene, l'ha perso. Perde palla Nocelli da 9 metri. Allora 6 cingoli, 4 Cassano Magnago, vediamo. Ah sì, molto bello il numero 8 con i giocatori che stanno calzando le mani. Manocelli segna. Abbiamo Saitta, abbiamo Tommy terzino destro, caro Luca. Sì sì, intanto Saitta prima con l'ex Rapei, adesso viene confermato. Abbiamo un Cenci, no? Sì. Abbiamo Marco Cenci. Colez, nel tentativo di dare ulteriori indicazioni, chiama il time out, che ovviamente non è contento della prestazione, più che della prestazione neanche dell'approccio mentale in questi primi 20 minuti dei suoi ragazzi. E anche un po' noi siamo un po' delusi da sì, qua. Dobbiamo dire però il risultato 6 a 4, vinco le difese. Se tu pensi che in 20 minuti 6 gol vuol dire che finirebbe 12 a 8, così mai vista. Quindi ovviamente deve cambiare qualcosa. Cosa siamo? 7 a 4. Glielo dico al Davidino, magari, che risulta 6 a 4 sul nostro schermo, mentre ovviamente il risultato ufficiale della partita è 7 a 4. Quindi ancora peggio, caro Luca. Però avevamo detto 25esimo, è successo sabato scorso, che è cambiata la partita. Diciamo di spippolare al Davidino su 7, Davidino. 7-4, no? grazie di averlo fatto. Quindi eravamo sotto di 2 sabato scorso, poi abbiamo fatto un parziale 4-0, vediamo se Cassano riprende dopo il time out. Infatti era determinata anche dell'entrata di Re Leone come terzino destro, mi ricordo, sabato scorso. Quindi vediamo se sarà ancora così. Cosa ti stai mangiando, Davidino? Un tappo qui, no? Metti le cose nervoso, in bocca. Nervoso Davidino. Mi è entrato Re Leone Scisci e abbiamo ovviamente Dorio Pivot e abbiamo Alessio che parte come centrale, ma ovviamente sarà Milanovic che andrà in quella posizione. Eccoci qua, Scisci. Milanovic, cambio direzione, si è già fregato il suo. Dorio, cosa dà? Rigore 7 metri. Eh sì, certo che tenere Dorio lì, Dorio ti devi arrampicare sopra. È stato bene a posizione, è stato ben servito, scaricato da bene Sasha, da Sasha. Rigore ineccepibile. E abbiamo Alessio contro Colleluore, one vs one con Trucciolo 1, Trucciolo 2 e Trucciolo 3 e realizza 5-7. Speriamo che questo la carica, sia l'inizio esatto della ripresa del Cassano. Salutiamo anche Stefano Peo che si è collegato e il mitico Obrad Rakvic, il mitico Obrad. Ecco qua, 5 in attacco, 7 che sono 5-21, primo tempo. È difficile per arrivare al VAR, sperde. Questo è doppio.
un fischifallo. No, ma mi sa che l'Alvarez l'ha toccata, l'ha deviata, sì, e quindi non ha rimesso in gioco il suo compagno di squadra. Un po' di difficoltà. Adesso abbiamo tolto 5-1. Se l'è perso Sisi. C'era fallo, sì. Davidino l'ha trascinato a terra e sul cambio di direzione ci sta, sì. Sì, sì, gli ha fatto il cambio di direzione, lui con la mano l'ha trascinato a terra. Il cambio di direzione di Nocelli, ci sta. Sì. Non ero due minuti. Diciamo può succedere. Per la dinamica dell'azione poteva lasciare la palla a Cassano e fischiare in due minuti ci stava. Dopo il fallo ha continuato, ha tirato fuori, secondo me doveva lasciare. Sì, lui dice che è stato successo perché c'è stato gli arbitri hanno fischiato seguito richiesta. Quindi va bene, comunque lo stato di fatto sia che il fallo c'era e che il possesso palla del cingolo è corretto, inferiorità mi va e ancora ma la presa in testa sì, deve Moncia, un po' sotto preparazione confusa, gli arbitri sono anche loro il momento in cui sì, però stanno capendo poco, diciamo così. Ha preso una pallonata Manciardini però sì e quindi adesso... è andata fuori perché ci ha messo il suo fisico, adesso abbiamo addirittura extra altra situazione di extra player con Moncia fuori per lasciare spazio al sesto giocatore in movimento. C'è una marcatura uomo, sì. Su ovviamente, attenzione, l'interferenza. Ah no, pensavo che fosse su Moretti, invece su Sasha. No, 5-1 profondo. Can Carahan che dice Cassano, come on! Come on! Tenta anche lui di suonare la sveglia. E va! Vediamo, Moretti subisce fallo, era un po' voleva scaricare ma non aveva più possibilità di puntare la porta, quindi ha fatto bene perché altrimenti non... E un'altra nostra vecchia e carissima conoscenza, Nicola Popovic, dice andiamo Cassano, forza dai, provano tutti a suonare la carica. Popovic, speriamo grande. Che questi incitamenti arrivino in campo. Tommy, scarica. Moretti. Preso da dietro anche Fucinata, Moretti. Cavolo. Anche qua. Sì. Fallo. Comunque grande diagonale del nostro Spider-Man, eh? Tommy è andato su quella diagonale lì, ha liberato Moretti che era già preso da dietro ma non aveva più nessuno davanti, quindi grande gioco del Cassano in attacco, ha incominciato a fare un po' di azioni d'attacco il Cassano, si vede 7-6. E ha liberato un po' l'ala, sei tenuto alla cialonda e ancora Moncia. Per fortuna che almeno Moncia è entrato in partita. Ragazzi, fin da subito, dire che senza Moncia oggi era grande partita piuttosto, dei portieri. Io ho contato. Salutiamo anche Tommaso Sodini che dice dai a Cingu. Forza Cingu allora, alle 7-6, possibilità del pareggio per il Cassano. Mi è entrato ancora un Marco Cenci. Continua a fare qualche cambio attacco e difesa magari, oppure... E quindi Cassano 6 in attacco, Cingoli 7. Difesa, Dorio, Moretti, Tommy, Sasha, Milanovic, esce Dorio, scarica, mi va Moretti sulla diagonale, ancora e va! Che incrocio! Che incrocio di Thomas Bortoli! Che incrocio di Tommy! Dove l'ha messo? Gol, buono! Passi. Fischiato prima. Quindi siete pari, Tommy dove ha messo con quel braccio fantastico, ragazzo mio, l'ha messo là all'incrocio lungo, che bel gol. Siete pari, avevamo detto 25esimo nel secondo tempo, invece è iniziato un po' prima. Zona rimonta, allora chiameremo zona rimonta. Zona rimonta, però con un inizio che non è tanto bello. Alessio, Sasha. Quindi cartellino giallo e quindi possesso palla Cassano 9 metri 19 del Cingoli, il capitano Diego Strappini, possibilità del vantaggio Cassano per la prima volta in partita, caro Luca. Eh sì, comunque partita, anzi no, il primo gol della partita è stato il Cassano, poi siamo Cingoli ed eccolo, l'ho chiamato il quarto gol di Moretti. Devo dire 8-7-4, da quando quella chi ti ha detto qualcosa in via internet ha detto ma Moretti gioca 4 gol. Esatto, è stato chiamato anche lui.
e ci chiama il time out allenatore del Cingoli perché va prima volta diciamo in vantaggio a Cassano. Sì, dopo un buon inizio, ho visto la sua squadra ora entrare in difficoltà, quindi Diego Nocelli ferma il tempo e vuole parlare con i suoi ragazzi. Tanto ricordiamo, abbiamo problemi con la connessione satellitare che va e viene, non possiamo farci assolutamente nulla. C'è ovviamente Luca che sta spippolando su tutti i tasti, ma abbiamo di quei disegni sul computer che sono bellissimi sulle immagini. Abbiamo delle immagini colorate, sembra un Van Gogh, questo è un Van Gogh. Facciamo lo screenshot, fermo l'immagine. Ecco, immagine ritornata, abbiamo Davide, abbiamo Luca che sta tentando di fare tutti gli input. Adesso mi sembra che l'immagine sia ritornata. ...25-25, 8-7... Riparte col possesso palla del Cingoli, punteggio 7, Cassano 8, minuto 25-28. Abbiamo il valore centrale, numero 2 si è spostato a destra, ovviamente che sarà uno schema di partenza di gioco. Abbiamo Cenci che lo marca molto profondo, entra l'ala, va secondo pivot, abbiamo Vares che punta. Sì, questa volta Semi-Eret si è capito che tirava in quella maniera lì, perché questa preparazione dava l'idea o un'elevazione o un tiro in Semi-Eret, chiaro, con difesa che non ha né alzato le mani e Monciardini che si trovava mani che ha alzato il momento del tiro, ma la palla sopra la testa e soprattutto sotto la traversa, quindi molto difficile parare. 8-8-26. Ringraziamo, se può sentirci, Cristina che è qua sotto e sta facendo il live ticker sulla video della diretta, almeno riusciamo a informare sull'andamento del risultato con le immagini che vanno e vengono. Era molto angolato, ci ha provato, ma non aveva proprio superato il portiere, ma poi la palla non trova la porta, il taglio giusto per insaccarsi. Molto pare, possibilità ancora che mi va. Numero 2, deve tenuto, scarica sull'ala, c'è l'ala, ma girella, palo, attenzione perché Luca credo abbia sbattuto sul palo con il fianco. Però, ma non è gol, giusto? No, ha preso il palo, ma nel tentativo di rincorrere ha perso l'equilibrio, ha sbattuto anche lui contro però il palo. Però gli ha costretto la girella, lo vediamo là, la girella, sì. Con la sua ottima posizione, poi è andato per riprendere, ma il palo l'ha anticipato. 8 pari. Più che altro ha fatto un gesto sopra, perché quando si è accorto che la palla sul palo gli stava carambolando addosso per evitare il rimpallo, si è lasciato cadere in modo infatti repentino e ha perso. Ecco come va Alessio, va, fallo su di lui. Abbiamo Tommy terzino destro, Sasha centrale, Moretti terzino sinistro, Cenci alla sinistra e Saita alla destra. Dorio pivot, Tommy uno contro uno, carica per Moretti, tutti cercavano finta lo di scarico, anch'io stavo cercando, ma la palla dove è finita? No, invece ce l'aveva lui e l'ha scaricato su Alessio. Bella, molto bella incrocio con Sasha e scarico su anche perché Alessio, Sasha era marcato un uomo e si è portato via, e quindi questo è anche grande lucidità di chi ha fatto il passaggio, che bello. 9-8. Quindi mi ha segnato un altro gol il Moretti, ha fatto il quinto? Esatto, Cassano che ha raddrizzato l'incontro sul fine del primo tempo, anche se rimane, diciamo, nel complesso una doppio pivot, tutta prestazione in questi primi 30 minuti. Sfondo tutta la vita, se ne accorgono anche gli arbitri. Può adesso abbiamo Sasha a destra come in difesa, Tommy, gioca uno, scarica, va. Non c'è spazio per Saita, poi va a cercare. Hai visto come è andato bene? Cercava il primo secondo, hai visto come è entrato bene? Sembrava che scaricasse. Invece è entrato tra primo e secondo, bello. La schiena non è contento perché ovviamente è atterrato su quello senza mani, non gode. Abbiamo Sasha a sinistra, Alessio Moretti centrale, possibilità, prima possibilità del più due del Cassano. Comunque giochiamo sempre a ritmi bassi, eh? Sì, e soprattutto non riusciamo a fare seconda fase, gol in seconda fase. Per ora accontentiamoci di aver raddrizzato l'andamento della partita, abbiamo un gol di vantaggio, forse due, adesso vediamo come va a finire.
andiamo all'intervallo, poi buona difesa del Cingoli comunque, rimettere in campo il Cassano che conosciamo, fatto di velocità, no, e rapidità. Questo dovuto anche dalla buonissima difesa del Cingoli. La difesa del Cingoli ha contribuito a farci giocare male, questo gli va riconosciuto. Fallo male, l'ha già tirato, sì, è un po' a lungo questo tiro. Passaggio. L'aveva presa però, attenzione, sì, che ci siamo distratti un attimo, era riuscito a prenderla e coordinarsi, che la falla fosse troppo lunga da stare in campo, invece è rimasta in campo, solo che ovviamente l'ala era a un metro dalla linea di fondo, quindi non aveva più possibilità. Quindi secondo il termine, l'ultimo attacco per il Cassano a questo finale di tempo, vediamo se si può concretizzare questo più due. Sarebbe fondamentale con una sola rete di vantaggio. Ci prova Moretti, viene fermato ancora, dai Guada, no, ci ha provato, corretto. Più uno il Cassano, 9-8. 9-8, punteggio basso, ritmo basso, ancora più basso. Brutto Cassano, possiamo sì, dirlo. Sì. Deve crescere in difesa per lanciare la seconda fase. Speriamo che coi cambi così secondo tempo Cassano possa recuperare un po' più di lucidità. Esatto, buoni gli ultimi 5 minuti, un po' più di lucidità in attacco, qualche buona azione per lanciare Moretti, quindi si è raddrizzato questo. Adesso bisogna dare ancora un ulteriore giro di vite e giocare decisamente meglio nel secondo. Assolutamente predominanti portieri, comunque abbiamo visto il primo grande tempo. Grande prestazione sia di Corle Luore che di Luca Manciardini. Sì, quindi salutiamo e diamo appuntamento fra qualche minuto, sperando che nel frattempo anche il satellite si svegli, sì, esatto, e inizi a girare un po' più velocemente. Esatto, okay, ciao.
Siamo qui, caro Luca Basile, per il secondo tempo. Così pare, così pare. Quindi possesso palla del Cingoli con Alvarez, Manconi, che Cingoli che cerca di recuperare lo svantaggio, quindi andare al 9 pari. Sì, 9-8 primo buonissimo tempo. Più il tempo del Cingoli, soprattutto in fase difensiva, sì. Poi anche ripartenza in contropiede, attacchi organizzati, quindi Cingoli suo l'ha fatto, il Cassano un po' meno, è riuscito poi in finale di tempo a raddrizzare la partita perché Cingoli è arrivato anche più 2, più 3. Certo. Ora ovviamente se vogliamo portare a casa questi due punti dobbiamo giocare decisamente meglio. Sì. Vediamo se Collins nello spogliatore sarà riuscito a trovare le giuste indicazioni. Molto bravo Alvarez, subito! Alvarez, qualità costante nel tempo, subito sì. A timbare per l'ennesimo pareggio. Abbiamo quindi, siamo ritornati con Fantinato, Sisci, Moretti, adesso abbiamo pivot... centrale Sasha, abbiamo Cenci alla destra che adesso va, scarico un po' alto, Fantinato vede, oh che bel gol, chi è? Il mitico Marco Cenci. Marco Cenci, esatto, con quel sì, bel sì, braccino, sì. Ha schiacciato terra, incrocia per i pali, picchiato terra, gol, le lo diamo volentieri al Marchino. Salutiamo anche qualche commento che arriva da YouTube, Stefano De Angelis che ci segnala che si blocca, lo sappiamo purtroppo Stefano, e Massimiliano Dolfre, tifoso del Trieste, cioè, ma ce l'ho fatto un augurio per la partita di domani contro Conversano. Auguroni! Noi l'augurio te lo facciamo, però poi siccome giocheremo Maratona. Il primo turno di Coppa Italia contro il Trieste ci dovrai ricambiare il favore, esatto. Va bene? Ok, ovviamente si scherza, ciao Max. Moretti, para, ok. Ancora con le ruote, secondo tempo che è ripartito come primo, con i due portieri in cattedra e poi per il resto non pervenuti o scarsamente pervenuti. Soprattutto per quanto riguarda i giocatori del Cassano. Nulla di fatto. Viva via lo Sasha che scarica su Cencio. Sì, recupera Saita. Sì, bravo Saita. Grande gol, 2 minuti. 3 minuti numero 8, grande Locelli, salita. Nando Locelli, grande salita, rischia caro, dopo 2 minuti diciamo che manda gentilmente l'arbitro a pescare, per usare un eufemismo, e ha rischiato il rosso, a evitare questa ingenuità, anche perché non sono mai piacevoli da vedere. Quindi 11-9 super, commette, 11-9 superiorità numerica, grande salita. Sì, vediamo se i nostri ragazzi riusciranno a sfruttare l'occasione. Abbiamo Cenci Marco molto profondo su Alvarez, tanto gira palla il Cingoli, in inferiorità numerica per 1.36 ancora, chiama fuori l'ala, Monciardini ci mette subito a pezzo, mi va, ah sono in po', è in extra, player, gol di Moncia! Non ce ne eravamo accorti, ma se ne è accorto Moncia che il Cingoli stava giocando con l'extra player e punisce in maniera cinica e puntuale il Cingoli, 12-9 più 3 Cassano, 3 minuti di secondo tempo. Infatti anche la panchina del Cassano adesso sta incitando la difesa del Cassano, è ora di prendere un po' il via per chiudere un po' la partita. Il numero 2 sappiamo che è bravo, ma subito ancora ball play, ancora gol. Che bel contributo di Saita. E come sono presenti i ragazzi, sanno quando c'è l'extra play. Si è preso dei rischi Nocelli, allenatore dei Cingoli, e i nostri ragazzi si sono fatti trovare pronti. Più 4, 13 Cassano, 9. Con un bel parziale di 3-1. Di 4-1. Saita lo tiene. Soprattutto in questo secondo tempo quantomeno sta salendo un po' di peso. Sì, sì. Un po' più concentrati e questo potrebbe aiutare. Beh, invece Alvarez è ispirato, Sì, sì, Alvarez. Alvarez sta facendo dei bei gol, è tenuto, ma è molto, tenuto molto con due giocatori, ma lui riesce a tenere il controllo del braccio con la mano opposta, tiene lontano il difensore, poi scarica. Bel molto gol. Bravo, già secondo, forse addirittura il terzo in questa situazione.
situazioni in cui sembra che l'arbitro troppo chiare sotto un fallo, ma lui riesce a trovare la coordinazione dell'angolino. Molto bravo Alvarez. Sì. Sasha va doppio pivot, abbiamo Fantinato, Alessio va su Sasha Chiesi, cambio direzione, Alessio che scarica su Fanti e abbiamo pallonetto, ma prende lei alla traversa. Ecco, un portiere così tante volte rischi di cercare soluzioni complicate, a volte la traversa lì è... Eccolo ancora, Saita. No, perché per il piede va bene, ma la sua manina ce l'aveva già bella che messa. Mi sta facendo un po' lo Spider-Man della situazione. Bravo Saita, è entrato a partita iniziata nel momento più difficile del Cassano, ma è entrato decisamente concentrato. Uno di quelli che si sta salvando, diciamo. Sì. Forse sta mettendo la concentrazione. Sto esagerando, sono un po' troppo critico, ma siamo abituati a ben altre prestazioni, quindi non ci sta piacendo il Cassano quest'oggi. Bello. Nonostante tre giocatori in Cassano, qualche modo riesce a... Alessio, scarica, Cencio, cosa c'è? Credo che il commissario se la prende con l'allenatore abbia forse perché è uscito dalla si è lamentato su quella palla, quindi il delegato FGH ha chiamato attenzione là perché è andato ad ammonire la panchina dei Cingoli. Quindi 13 Cassano, 10 Cingoli. Abbiamo avuto bel recupero in difesa con dei giocatori che Cassano sono sacrificati e nelle altre occasioni, questo di solito vuol dire seconda fase gol, ma il Cingoli torna veramente bene in difesa e quindi non ne prende di seconda fase contropiedi. Quindi Cassano maggior ragione non deve sbagliare uno. Adesso abbiamo parità numerica, scarica che mi va su Alessio, bello, in traslazione a sinistra è andato a metterlo sul secondo pale. Moretti, grande Moretti. Grande bella partita. Sì, se lo sono un po' perso, ma Moretti lo tiene. Sta aumentando un po' il livello del Cassano. Sì, soprattutto in difesa. Dopo poi in attacco diventa tutto più facile. Segno subito Alvarez. Se l'è perso ovviamente Cenci, che non poteva andare su quella diagonale lì. Gli altri due che erano in difesa non sono partiti con tempo giusto e ha segnato il suo gol. Diciamo adesso Alvarez, siamo al sesto gol di Alvarez. Sul finale del primo tempo, in questo secondo, Alvarez sicuramente il migliore dei suoi per quanto riguarda la squadra marchigiana. Adesso vediamo Alessio che va su Cenci, che gli lascia un chilometro di strada. Ecco, pivot, scarica, si muove, molto bello Sasha col suo primo passo che si allontana dal difensore. Bravo ancora, bravo Cenci, bravo Cenci con questo timing di contrasto perfetto. Abbiamo giovani tipo Cenci e tipo Saita che hanno dato un bel contributo in questo secondo tempo a virare la partita nella direzione giusta per il Cassano. Alvarez, sì, guardate Cenci che va giusto con i tempi, scarica numero 2, scarico giusto, lo deve lasciare, ma c'è lì! Moncia ha coperto il secondo, il giocatore ha dovuto girare sul primo, ma mancando di precisione. Ed era il numero 10, Filippo Mangoni, che si è visto la palla respingere dal palo. Quindi Cassano va per il più 5, Luca. Esatto, quindi nonostante tutto hanno messo la partita su un giusto binario. Pensando 9-8 primo tempo, se fai un più 5 vuol dire che hai iniziato bene. Infatti mi è entrato un po' semmai da centrale, che mi scarica su, che mi va su Alessio, possa, scarica su Fantinato che va, scarica alto, finta Moretti che va. Oh! Passivo. Attenzione. Ah no, faceva solo segno di continuare, scusa. Ecco passivo. Eccolo qua. Eccolo lì, bella anche la parata con la sua, di Andrea. Con la sua mano sinistra e gamba sinistra allarga giusto e va a intercettare il pallone che lì aveva indirizzato il Cobra.
bravo ancora, che peccato, direi secondo o terzo anticipo, che tempismo che c'ha veramente Saita, mi piace molto questo leggere il passaggio e andare con la mano giusta su dove arriva la palla, non è semplice. 15-11, possa. Rigore sì, perché è stato spinto, dopo Possamai ha preso il fallo, ma prima c'è la spinta della difesa del Cassano. È bravo il numero 2 perché fa delle bellissime diagonali e mette in difficoltà i giocatori che lo lasciano passare, se lo spingono fuori tutto è molto più difficile. Vediamo Monciardini caricatissimo, ha caricato palla. Panion! E poi alla fine realizza numero 8, sì. Filippo Nocelli. Realizza il suo secondo gol. Uno nel primo, 15-12, Cassano non deve mollare. 9:50 secondo tempo. Fantinato, Moretti, centrale, abbiamo Possamai, Marco Cenci, pivot abbiamo Sciscia. Possa che scarica, si va su Fanti, va su Alessio, grandissimo, e va spinto di fianco, ci saranno anche i 2 minuti. Esatto. Certamente su Alvarez, proprio Alvarez, quindi sì. Grande doppio risultato di Moretti perché il cingli, perché dovrà rinunciare per i prossimi 2 minuti a quello che attualmente è il suo miglior giocatore. Suo miglior realizzatore, e il miglior realizzatore Cassano ha fatto il suo 7° gol e ha determinato l'espulsione di 2 minuti di Alvarez, che è il miglior giocatore della squadra avversaria. Quindi penso che Moretti abbia fatto 2 cose eccezionali in una. Va detto. Tanto 16-12 Cassano, 10-21. Grande contributo di peso di Moretti su questa partita. Sfondo! Fondamento, bravo Marco! Ma che mi va! Che mi va! Capei ancora! Oh, tirato fuori! Possa, non possa. Trova la porta, palla uscita, fil di palo. Fil di palo, che sfortuna! Un grande gol di Possa in extra play, sarebbe stato gustosissimo 16-12. Sporcata la palla, in attacco al cingolo, il 16-12, inferiorità numerica, lo sa che sappiamo che va a perdere la palla. La sua ala è andata da una parte, il giocatore scarica dall'altra, Cassano ci pensa su, sono 52 secondi di superiorità numerica, bisogna vedere se farà, ok, adesso esce Possamai, mi entra Sasha. Vuole gestire questa palla per andare su più 5, che sarebbe molto importante in questo momento, direi all'11° del secondo tempo. Sasha va su Sciscia, scarica su Fanti, che mi va a liberare la grande trova il secondo palo. Grande Saita, che dà ancora più peso alla sua, praticamente al suo contributo in questa gara, soprattutto secondo tempo. Tommy Bortoli intanto si sta riscaldando. Cassano 17, cingoli 12, ottenuto quello che voleva l'allenatore mandando dentro Sasha per avere un gol in superiorità numerica. Adesso il Cassano può giocare un attimino con un po' più di tranquillità. Sì, senza strafare, ma è riuscita a raddrizzare la partita. È rientrato Alvarez, esce, va bene, Sciscia, guardate, prende tutto quello che gli passa lì davanti. Wow, che gol! Gran bel gol! Bellissimo, numero 8. Lorenzo Nocelli. Sì, troppo bello, veramente bello. Molto, molto bello. Addirittura senza visuale, è riapparso dietro i difensori e ha fatto un grande gol. Ma ha cambiato portiere il cingoli? Mi sembra che abbia cambiato. Sì, ha cambiato portiere il cingoli. Con le ruole, 16, con le ruole. No, è quello là che lo vuole, è in difesa. Adesso c'è il numero 10 o qualcosa del genere in porta. Il numero su Colleluori è in panchina con il numero 16. Il numero 21, e che è Vincenzo Randes. Ho visto 21 e adesso valuteremo meglio. Non so che uno potrebbe essere Randes. Sì. 20, scusate il 20, Gentilozzi. Mario Gentilozzi. Sì, è vero. Gentilozzi, scusate, avevo visto 21 e tanto quindi c'è stato qualche cosa, che screzio c'è stato tra
credo ci sia stato il protesto della panchina con un 2 minuti alla panchina, perché diamo un 2 minuti segnalato al numero 0, che è quello che di solito si segnala quando viene sanzionata la panchina. Ok, quindi inferiorità numerica del singolo ancora. Per credo questo punto protesta da parte della panchina. Adesso abbiamo quindi il Cassano che ha la possibilità di mettere il famoso, ma 17-13 ti torno, solo 4, mi sembrava 5. Ecco, Saita ancora ormai fa quello che vuole ormai. Avevamo detto Saita. Ho detto che era 4 erano pochi. Era entrato a partita iniziata, ma era quello un po' più continuo nel gioco. Scusate, Saita 4 gol nel secondo tempo e direi 2 o 3 palle recuperate. Esatto, quindi molto bene, sì, grande il suo contributo alla partita. Sì. È riuscito a dare concretezza in una fase in cui invece i compagni erano in difficoltà. L'ultimo sta molto profondo, scarica numero 2, va lì, scarica su va, è lì, non fa tempo Monciardini, ovviamente perché era vicino al viso, sicuramente non so. Lui e Nocelli stanno tentando di tenere a galla i marchigiani. Certamente il VAR è il suo settimo gol. Ricordiamo poi soprattutto il gol realizzato in inferiorità numerica, anche se probabilmente c'era l'extra player. Adesso brutta palla gestita, tentativo di servizio terzino all'opposta, ha tentato Cenci di tenere viva quella palla, ma era impossibile. Valvares la perde, ed è Moretti che va. Moretti porta via l'uomo, poi tenta di servire. Grande Marco, Cenci, grande per Saita, bravo Marco ancora. Cenci. Io direi assolutamente Saita MVP, ragazzi. Ma soprattutto questo, gran palla di Marco, perché sì, Cenci l'ha ha letto la bene. Situazione, ha visto compagno libero dopo aver attirato due uomini. E nel frattempo c'è stato 2 minuti per il giocatore numero 2, Giacomo Bincoletto, che sul contropiede ha commesso un fallo ritenuto grave dagli arbitri. Ritratto Tobi 5-1, Cassano 19 e abbiamo Cingoli 14, quindi Cassano ha messo in cassaforte. Per numerica Cingoli, ancora per pochi secondi, ma due uomini in meno. Infatti adesso non hanno fretta, aspettano che almeno il primo possa rientrare in campo e poi probabilmente tenteranno l'ex player. Ha fatto riga, sì. Non ho capito se è il giocatore che ha tentato il tiro o il pivot, sì, no, dato alla quello che è entrato e che è quello che ha fatto il tiro. Abbiamo Possamai, sì, centrale. Abbiamo Fantinato terzino destro, grande Saita alla destra, grande Moretti. Io direi Saita Moretti, scusate, in due fanno una cosina del tipo 7 più 5, 12 gol su 19. Eccolo lì, che viva ancora. Ancora Saita. Manina calda, intanto aggiornamento da Bologna. Decimo minuto del secondo tempo, in assoluta parità Bologna e Cologna sul 17 pari. Tanto Cassano 20-14. Un attimo, 20-14, mi arriva il Davidino, il super Davidino. Non ancora, c'è il delay della satellite. 20 Cassano, Cingoli 14. Mano! Il grande Re Leone Scisci! Stoppatona! È chiaro che adesso la partita è diversa. E ancora la mano! Spider-Man! Che mi va, Scisci! Scarica su Possamai! Scisci va a pivot! Segue! E Cassano Vanozzi adesso, guardate lì, scarica, però abbiamo, è entrato adesso l'imperatore numerico, si è fatto troppo Tommy Bortoli, ha limato troppo, si dice, ha limato troppo, ha titubato, ha visto il giocatore che rientrava, ha paura, ancora con quel sinistro lì, e è difficilissimo, gli lasci mezzo metro, non perdona, implacabile Alvarez, molto molto forte questo giocatore, e infatti non deve farlo arrivare lì, però. Non devi farlo arrivare lì. Sta punendo in maniera implacabile. Come te lo scordi per mezzo decimo di secondo, lui va. Adesso cambia portiere Colez, e ora per Ilic difendere i pali della porta Amaranto. 20-15 punteggio, abbiamo forse mai centrale. Fanti che va. Ancora con le luori e poi palla da difesa sulla palla vagante. 20-15, attenzione a Bari che arriva in velocità,
scarica Pernocelli, uno contro uno. Cerca ancora parata da Possa, poi che mi dà Moretti. Che mi scarica Moretti, Alessio solo Panion e realizza. Ok, che mi va a fare il suo ottavo gol. Alessio Moretti, ci chiama sopra l'allenatore del Cingoli. Time out 21-15. Chiamato questa volta da sempre Diego Nocelli. Secondo time out. Ma dovrebbe è 21-15, devo spippolare qualcosa, Luca? Più? No, non è quello, è quell'altro, scusa. Allora Mirko saluta quelli di Cingoli. No, facciamolo salutare da lui, il bello della diretta è questo. Abbiamo un tifoso di Cingoli che vuole salutare gli spettatori marchigiani, lo facciamo fare direttamente. Vai Mirko, saluta. Ciao ragazzi, siamo stati in partita per un tempo e mezzo quasi, adesso mi sembra molto dura. Bene, ringraziamo ovviamente tutti gli amici che ci seguono da Cingoli. E molto bene. Diego. Anzi, scusate, Mirko, per questo appello per ai suoi compaesani. Luca, per fare andare bisogna schiacciare qua, no? Che lo sappia. 20 e 15 e 21 e 15, tu lo sai dove va spippolato. Ah, lì, su di uno, ok. 21. Ok, poi aggiorni. 21 e 15, 47 e 33. Aspetta che mi arriva il Davidino che mi aggiorna anche il tempo, 48 e 50. No, siamo 47.35 di tempo, caro Davidino. Avevamo un problema tecnico, ci è andato il Davidino e siamo riusciti a adesso a metterci in pari. 21.15 ancora va, scarica. Ecco che mi va, Moretti non lascia la palla, ripartiamo tranquilli. Cassano 21, Cingoli 15, possesso palla Cassano, 10 minuti qualcosa, oh, guardiamo di là, 12 minuti perché 48 sta arrivando, bravo, adesso si è allineato, circa 12 minuti alla fine della partita, 21-15, posso mai centrare? Scarico, per Moretti arriva in velocità, bravo, bravo, tutto con le luori, attenzione, scontro fortuito che però poteva avere... Non è con le luore, secondo portiere Luca. È entrato, dicevamo, sì. Numero 20, Mario Gentilozzi. Sì, sì, Gentilozzi, perché con le luore ancora in partita, ancora in panchina. E là lo vedo il numero 16. Non è possibile. Cosa sei pieno, Luca? Ma cosa? Non è credibile. Ma c'hai anche la memoria, c'hai anche la cash. Non so. Non è credibile. E quindi cosa succede? Dici cosa succede a noi, Luca. Scusa, Davidino, cosa succede a noi? Va avanti la trasmissione o no? Sì, 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 vai tranquillo, tranquillo. Ok. Lo tiene, bravo, bravo. Ma ci vogliono 8 minuti a svuotare. Tanto in attacco al Cingoli, 21-15, Saita va ancora per l'intercetto, Alvarez col tenuto da Marco Cenci, molto bene contenuto. 21 Cassano, Cingoli 15. Grande Saita, grande Saita. Attenzione, c'è un po' di... È stato espulso il numero 13 del Cingoli. Due minuti al numero 13, quindi Thomas Camperio. 21 Cassano, 15 Cingoli. Anche siamo... se il Cingoli rimane in attacco, quindi probabilmente... Ferma il tempo, Davidino, che stai andando avanti, 49-45, siamo 49-28. Di protestare dopo un fallo concesso, ma... Ah no, c'è un due minuti contemporaneo a un giocatore per parte, quindi Fantinato e Campero, probabilmente per reciproche scorrettezze, fuori tutti e due. Ok. E Cingoli che rimane in attacco. Quindi l'arbitro di campo ha visto qualcosa, ha dato il suo contributo. 21. Nel tentativo di placare gli animi, sì. Manda fuori entrambi i contendenti. E quindi 5 attacco 15, Cassano 21 in difesa, siamo a meno di 11 minuti dalla fine. Cambio di direzione, bravo, va nell'area, giusto. È entrato tra primo e secondo, tra il mitico... Giacomo Vincoletto. Sì, Vincoletto, sappiamo. Attenzione,
attenzione perché il Cassano adesso gioca in extra player, quindi considerando che anche il Cingoli è in unità numerica, Cassano ha superiorità numerica offensiva, ma la porta sguarnita. Porta sguarnita, quindi non bisogna perdere palla. Dorio viene di qua tra primo e secondo sul lato sinistro della difesa, mi va Alessio, scarica su Dorio, ecco che mi viene, mi entra Possa, finta, cambia. Ah, era troppo largo. Tommy deve ripartire, scarica. Beh, molto bravo intanto. E intanto Cencio va, Marco Cenci va a timbrare il cartellino per il suo secondo gol. Tienilo, tienilo. Eh sì, si è capito che Alvarez c'ha quel braccio lì. Eh sì, Alvarez, poi ovviamente il Cingoli deve accelerare i tempi. 22-17 il punteggio. Un attimo che arriva il Davidino, che c'ha pieno anche la memoria del Davidino. Abbiamo un cervello del Davidino che è in overload. Mi è entrato chi? Mi è entrato un Gallazzi. Mancano 11 minuti di partita, ci mette 8 minuti da compiere. Dai, fa niente. Fammi del male, caro Davidino. Rientra Sascio come centrale, Tommy terzino destro. E il grande Saitta alla destra. Ricordiamo, Saitta per ora 6 gol e 3 palle recuperate. Scarico su Moretti che mi va. Su chi? Su Gallazzi. E ormai... Gallazzi è entrato a posto di Cecchi. Ormai, ciao. Non cambia. Il risultato non cambia. Eh sì, rientrando indietro Dorio ha toccato la palla, sì, ovviamente era anche in area, c'era uno sfondamento, poi Dorio ha soppato la palla che era sui 4 metri, ma certo, l'arbitro da rimessa dall'angolo in maniera salomonica. Però voglio dire, la possesso palla era certamente del Cingoli, ovviamente, cioè, forse c'era qualcosa di più per il Cingoli. È entrato intanto il Re Leone che si tiene, si scarica il 2 ancora Gallazzi, ha intercettato bene ma non ha tenuto palla. Sascia, poi scarica ancora Nocelli, finta, primo palo, sì. No, non era Nocelli questa volta, era numero 10 Mangoni. Mangoni numero 10, quindi 22-17 il Cingoli è rientrato nella meno 5 che era qualche minuto fa. Cassano non l'ha ancora chiuso, ma 4 no. minuti e non c'è ancora certezza, non è break even, certo, punti. Bisogna restare ancora concentrati, infatti rimanda in campo Milanovic dopo qualche minuto di riposo in panchina. Alessio poteva anche scaricare, va, prende, molto bene, possesso palla, para molto bene anche il numero 20 Gentilozzi della... mi va il numero 2, cambio direzione, se lo tiene ovviamente Sascio, se non usava le mani era sfondamento. 23-17, 23-18, caro Davidino. 5 reti di vantaggio, Cingoli che attacca per il meno 4. Alvarez, questa volta inizia, respinge Ivan. Primo palo. Ha preso le misure dal Alvarez. Quindi siamo 23-18 più 5 a 7 minuti dalla fine, dai. Forza ragazzi. C'è Moretti che parla con Gallazzi. Poteva essere un gol importante per i Cingoli. Invece si è opposto Ivan. Certo. Ci sa c'è il Davidino che è bestiale. Invoca tutto, sì. Abbiamo Gallazzi che va dopo il pivot. Fanti andrà a tirare. Nova. Perde la palla Moretti. Chi è che va? Seconda fase. Vai Dorio, vai Dorio, vai Dorio. Vai a recuperare la posizione. Ecco lì un po' di amaranto. Bravo. Tienilo, tienila. Scarica bene. Gol, primo palo del numero 10 ancora Mangoni, quarto gol per Mangoni, bella prestazione. 23-19 il Cassano non deve mollare, eh sì, bisogna stringere i denti e portarla fino in fondo. Abbiamo detto fin dall'inizio, sicuramente non sarà la miglior partita dei nostri ragazzi questa stagione, ma è importante, fondamentale portare a casa questi due punti. Assolutamente sì. E quindi siamo qua, la ripresa 23-19, possesso palla Cassano a meno di 7 minuti dalla fine.
Dicevamo, Cassano sembrava averla chiusa a un certo momento, sì, anche più 6, poi invece Cingoli non si è arreso, sta tornando sotto ed ora 4 reti a 6 minuti e mezzo dalla fine, non sono un margine di sicurezza. No. Quindi giustamente Colez ha chiamato time out per cercare di rimettere subito in carreggiata i suoi per chiuderla in maniera, si spera, definitiva. Anche perché il Cassano è 3-4 minuti che non segna, quindi recuperato il Cingoli segnando 2 gol. Alessio, Sasha, stanno larghi, riscarica su Alessio, cambia direzione, va, aumenta la velocità, va Fanti. Mi è fermato, intanto ancora parità a Bologna, 20-20, Bologna-Colonia, al 19° minuto della ripresa. Ah, tira Sasha ma non prende la porta. Attenzione. Possibilità del Cingoli di andare almeno 3. Cassano che dopo aver... fallo, gol. Sì, dato il vantaggio. Ancora il 10. Il no. Cassano che dopo aver raddrizzato la partita... numero 13. Sta avendo quello che si Camperio. Chiamerebbe il bacino del tennista. Sì, esatto. Sta un po' soffrendo. Entrato... Non ci siamo. Sì, pivot. Tre di vantaggio. Reti vantaggio adesso, diciamo, grande alla grande Davidino, 23-20. Fanti, Sassi si giocherà l'uno contro uno con lo spazio lì. Arriva Moretti, marcatura non proprio uomo, ma 5-1, molto molto profondo, a disturbare il giro di palla. Deve andare Fanti, ora scarica Moretti, non c'è spazio. Passivo, c'ha ragione, perché non troviamo spazio e giustamente gli arbitri ci puniscono. Oh, adesso prendiamo anche palla. Ma la prende chi? Prova a buttarsi. Chi? Grande! Grande pallone recuperato da Fantinato. Grande potrebbe pallone! La palla decisiva questa, potrebbe veramente essere la palla decisiva. Grande pallone recuperato da Fantinato. Che sacrificio! Buttarsi ha lasciato tracce di sudore sul per terra, quindi deve asciugare il campo ad evitare infortuni, ma non so, presso i conti quanti passaggi abbiamo ancora a disposizione. No, ma ne avremo uno o due. I ragazzi sono andati a chiedere all'arbitro quanti passaggi avevano. Non so neanche se per regolamento l'arbitro è tenuto a dirtelo. Non lo so, sai. Non mi ricordo questo particolare. Secondo me sì, perché vedo che tutti le chiedono. Intanto non va, tira fuori. Non siamo. L'inquadratura non è andata dietro. Che si è fatto male, Galazzi? Attenzione, palla del meno 2 per i Cingoli. Attenzione, 4 e mezzo al termine. È rimasto a terra. Vediamo il ritardo lì. Moretti. Aspettiamo. Ecco lì, vediamo l'azione qua. Ma è troppo ritardato. Ah no, è Moretti che è rimasto giù. Sì, Moretti. Regolamento 23-20, momento topico. E poi adesso Moretti credo che passa fuori tre macchie. Sì, questa è ovviamente l'injury rules. Avendo richiesto intervento del medico, dovrà star fuori. Vediamo che viene esposto il cartellino. Sì, la relativa segnalazione all'arbitro. Quindi. Momento difficile. Sì. 4 e mezzo al termine. Cassano più 3, 5 in attacco. Avete visto Bortoli che adesso è entrato. Addirittura è uscito il Varez. Cambio direzione. Ah, gol realizzo dall'ala numero 6 Niccolò Garroni, alla sua prima rete in questa partita. È scelto il momento giusto. 23-21, mannaggia, più 2 per Cassano, ma grosse difficoltà. Non segniamo, oppure segniamo molto poco negli ultimi 10-15 minuti. Ora prova apposta uno contro uno, sfondamento, tutta la vita sfondamento. C'ha ragione sfondo, passi perché... sfondo, chiamato sfondo, ha ragionissima. Ha tentato la finta, non ha boccato il difensore, è andato a sbattergli contro. Addirittura con fuori Alvarez. 3 e mezzo al termine. Adesso sei più 2 per Cassano, 5 in attacco. Doppio pivot. Attenzione che va al numero 2, sappiamo quanto bravo sia. Scarico. Tipo girella. Ha tentato una girella Filippo Mangone, forse poteva optare per un'altra opzione. Ci è andata bene a noi, caro Luca. Scelta... siamo a 3 alla fine. Con Moretti non so se è il terzo attacco. Non qua. È piaciuta a me, credo che non sia piaciuta neanche a Diego Nocelli in panchina, perché
Nando? C'è scritto Diego qua, è Nando? Ho sbagliato io a scrivere. E dove lo prendo Diego? Ora vediamo qua, abbiamo un altro Nocelli che è Lorenzo, esatto. Ho preso Diego, che figlio si chiama Lorenzo. Boh. Vabbè, chiedo scusa. Nando Nocelli. Ecco Sasha che scarica, che mi va Tommy. Finta, che bravo. Bossa mai. Oh! Al collo! Al collo! Due minuti! Rimedia all'errore precedente dove aveva commesso un'ingenuità, invece adesso ha fatto tutto giusto, uno contro uno, si è liberato, è arrivato su sei, è stato fermato fallosamente, rigore e due minuti. Ora con fuori adesso, è una bella notizia. Vediamo chi andrà sui sulle linee 7 metri. Ma Alessio la vedo tranquillo in panchina, non so. Sì, sì, è per le tre azioni. Ognuno deve stare fuori tre possessi palla. Quindi. Mi sembra che questo sia il secondo o il terzo? No, è già ancora il secondo. Vediamo, fino adesso li ha tirati lui, 7 metri, vediamo chi... Ha parlato molto bene il Mario Gentilozzi della Cingole, vediamo Sasha. 20, Sasha contro Gentilozzi, fischia l'arbitro e realizza, potrebbe essere un momento importante. Il gol che sancisce la vittoria del Cassano. 24-21, meno di 3 alla fine. Adesso, ecco... È rientrato Alvarez. Vediamo quindi il Cingoli. Cassano gioca per l'attacco lungo. Oh, che gol! Numero 2 gol là. Ma si sa che fa così quel giocatore. Come molto messa? Forte. Giacomo Bincoletto ha trovato una traiettoria impossibile. E mi va, passa mai! E mi va, passa mai! Un minuto e mezzo alla fine, più 3. Certo, il numero 2. Siamo a 25-22, a meno di 2 dalla fine. Alvarez è ancora fuori. Eccolo qua, no, non è fuori, era in posizione di partenza. Era alla destra. Prova da fuori ancora Nocelli, ma questa volta la palla ancora sul palo, poi si perde sul fondo, rimessa Cassano. No, l'aveva ripresa, forse mai è stato spinto, quindi 9 metri. E quindi possesso palla Cassano, 25-22, a un minuto dalla fine la partita dovrebbe essere in cassaforte, non rientra neanche Moretti. Quindi diciamo, bel secondo tempo del Cassano, che da 9-8 è andato a un parziale anche su di più 6, e poi dopo è rientrato molto bene il... Eccolo lì che mi rientra il pivot. No, tira fuori la mendola. Fuori la mendola. Ben servito da... Da Sasha Milanovic. 30 secondi alla fine. Mi fa sull'intercetto. Ruba e poi arriva Gallazzi. Gallazzi che scarica. Panion, Tommy. I giovani si fanno valere. Sono devastanti. Sono devastanti in questo momento qua i giovani. Quando intercettano e quando vanno via così. Sono devastati. Il debutto per Alberto Lazzari in questi ultimi istanti di gioco. Lui ha già giocato in uno, ma in trasferta credo che sia il debutto qua al TAC. Io mi ricordo l'anno scorso una trasferta con lui e Paolino a mezzo corona, se non ricordo male, e invece credo sia il debutto assoluto al TAC, ovviamente per quanto riguarda la 1. Gallazzi che mi va, peccato. La Mendola non ha neanche possibilità di mettere il timbro su questa partita. 26-22 vince Cassano con un ottimo secondo tempo. Sì, diciamo nel complesso un Cassano sottotono, sì. Non come siamo abituati a vederlo, però abbastanza sufficientemente lucido per portare a casa il punteggio. A un certo punto la partita si stava incanalando male, ma con un po' di anche un po' di cinismo, possiamo dirlo, riesce a far valere la superiorità e con il minimo sforzo portare a casa i due punti in classifica, che oggi erano la cosa più importante. Per il bel gioco diamo appuntamento alle prossime partite. 8 gol Moretti, ora abbiamo avuto 6 gol di Gabriele Sait, che ovviamente ha dato un grande peso al secondo tempo per dare il via al Cassano ad allontanarsi con anche due palle intercettate, quindi grande contributo di Sait al secondo tempo, anche servito bene dai compagni di squadra, bene in generale tutta la difesa, però ovviamente hanno fatto diciamo il minimo indispensabile. Bene, Cassano che risupera il Pessano e proprio in virtù della vittoria della si avvicina a Bolzano, Trentini contro la capolista Bolzano, si avvicina a 3 punti dalla Bolzana. A Bolzano, e settimana prossima, scusa se poco, avremo il Bolzano in trasferta a Siena e il Cassano in trasferta a
Pessano. Oh, bellissimo. Quindi, Pessano, godurioso. Chi si giocherà il secondo posto? Secondo posto, certo. A Lavis, in quel di Trento. Bellissimo la settimana prossima. Grande, bene, grande. È stato Pessano. Un lungo pomeriggio di pallamano. Ringraziamo Davidino. Le ragazze che ci hanno offerto grandi emozioni, i ragazzi un po' meno, ma alla fine dopo ci sono arrivati. Io saluto Cassio Fetti. E io Luca Basile, Davide Bianchi. Davide Bianchi. Cenci, Davide. Alla telecamera, prima partita. Salute. Claudio Barboso. Claudio Barboso. Salutiamo Mirko da Cingoli. Saluto a tutti. Bella partita, fino a due minuti dal termine siamo stati in gioco, sì. L'avevamo rimessa in piedi dopo il meno 6 fino al meno 2, ma poi siamo stati come al solito un po' ingenui negli ultimi minuti. Comunque onore al Cassano, che è una grandissima squadra, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie e auguri anche ovviamente Cingoli, al Cingoli. Il prossimo turno proprio per i Cingoli ospiteranno in casa il Fondi. Il Fondi. Quindi noi siamo giunti alla fine stremati senza voce, sì. Vi salutiamo con il consueto buona pallamano a tutti. Onesti, onesti. Ciao.